Allora, siamo tutti entusiasti di rivederci, di rincontrarci, di vedersi in faccia, però io il primo sono in torto, me l'ero anche dimenticato, diciamo così, nell'entusiasmo. In sala chi non parla deve tenere la mascherina e quindi vi chiedo di indossarla, e senza naturalmente rimproverare nessuno, perché il primo che dovrebbe essere rimproverato sono io, e tutto sommato capisco benissimo il profondo desiderio che abbiamo tutti di cercare di passare oltre un periodo molto difficile. Vi ringrazio di essere intervenuti, quelli che sono qui con noi in presenza e anche quelli che sono collegati da remoto, perché abbiamo una modalità mista, quindi ci sono anche dei partecipanti che ci seguono online, diciamo. E siamo collegati, non vedo, siamo a posto, benissimo. E cominciamo quindi con i saluti. Io seguo rigorosamente il programma, e se è arrivato il sindaco non è ancora arrivato, ma arriva fra poco, e quindi non seguo regolarmente il programma e chiedo al presidente della Camera di Commercio, dottor Giovanni D'Appozzo, se viene a fare il suo saluto. Eccolo qui, grazie presidente. E cambio gli occhiali perché... Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, porto saluto di tutte le componenti economiche della provincia di Udine et Pordenone. E il sistema camerale, in rappresentanza di tutti i settori economici, ha sempre sostenuto tutti quelli che sono i processi di semplificazione, di riforma che vanno a facilitare la vita economica. Tempo, conciliazione, mediazione e quant'altro, e mai come adesso è interessata a questo nuovo istituto. Un istituto dove oltretutto il sistema camerale ha un ruolo centrale. Questo ruolo centrale si manifesta anche da un'attività che è decollata da poco, poi vi dirò, ma proprio in 3 secondi, anche alcuni dati di questi del monitoraggio che Unioncamere fa sull'attività di composizione, un'attività che, come dicevo, è partita lentamente, forse per due motivazioni. La prima è l'assoluta novità dell'istituto stesso, un istituto che va a incrociarsi con quelli che sono gli aspetti fallimentari, la legge fallimentare, ma che indubbiamente va a facilitare alcuni percorsi affinché imprese in difficoltà possano trovare una loro strada di uscita dalla crisi con una possibilità di ripartenza. Voi sapete benissimo come in altri paesi, come nei paesi anglosassoni, il fallimento si è visto addirittura come un'opportunità per rinascere e ripartire. Quindi lo strumento ritengo che sia estremamente molto utile. Altro elemento, di questa partenza lenta sono anche i pochi iscritti agli albi, agli elenchi, che oltre ad avere chiaramente necessità di avere il titolo, devono anche fare un percorso, ma penso che questo sia un processo che facilmente troverà una sua fase facilitatrice nell'immediato prossimo futuro. Alcuni dati, cosa è successo in questi primi 6 mesi? Questo è importante. In ambito italiano sono state presentate 217 domande, quindi è un numero piccolo se consideriamo il contesto nazionale, però questa è una partenza. Nel nostro territorio, nella regione Friuli Venezia Giulia, ne sono state presentate 2. Entrambe all'interno della Camera di Commercio di Udine e Pordenone, pur sapendo che sono è la sede di Trieste quella che fa un po' da riferimento, quella che come Camera capoluogo tiene l'elenco degli esperti. E qui a suo tempo noi abbiamo manifestato la necessità affinché ci fosse in ogni Camera
una sede, poi per volontà ministeriale è stato accorpato alla Camera regionale, e questo so per alcuni professionisti, anche alcuni ordini ci hanno evidenziato questa, diciamo così, anomalia, anche perché la Camera di Commercio di Unione Pordenone, voglio ricordare, rappresenta il 92% del territorio regionale e il 77% delle imprese del nostro territorio. Però così è, e questi sono i dati. Quindi abbiamo detto che la nostra regione sono state due, delle 217 a livello nazionale 21 risultano già chiuse, e la durata fisiologica è quella di 180 giorni. Quali sono le imprese? Ecco, vi do solo questo dato e poi il mio saluto ha portato a compimento il mio compito, ma è importante capire la dimensione, la dinamica delle imprese che si rivolgono a questo istituto, almeno in questa fase iniziale, poi nel futuro vedremo. Le imprese richiedenti sono in larga misura società di capitali, cioè il 71% sono società di capitali, con un numero di addetti da 0 a 9, quindi piccole imprese, che poi è la caratteristica del nostro sistema economico, sono il 65%, con un fatturato tra 0 e 249 mila, quindi piccole imprese, anche queste facende capo soprattutto al settore dei servizi, sono il 31%, mentre salgono da 1 milione a 5 milioni al 23%. Costituite da più di 15 anni sono il 57%, i settori colpiti sono principalmente commercio all'ingrosso al dettaglio, questo anche è un fatto fisiologico legato al post pandemia, al manifatturiero 17% e alle costruzioni 14%, che sono i settori, diciamo, fondamentali della nostra economia. Ecco, questo è lo spaccato che ci fa capire anche fino ad oggi come questo nuovo istituto si è mosso. Devo ringraziarti per aver organizzato questo momento. A disposizione nelle fasi successive ci sono i nostri funzionari se ci sono degli aspetti di tipo operativo. Auguriamoci che questo istituto faciliti in un momento così difficile e complesso la vita del nostro sistema economico. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente Da Pozzo. Effettivamente le Camere di Commercio sono coinvolte più direttamente di quello che era nella tradizione nell'approccio alla crisi d'impresa, e quindi era importante il suo saluto e anche la collaborazione dell'ufficio a questa iniziativa. Adesso ci dà il suo saluto Sua Eccellenza il Presidente Sergio Gorian, Presidente della Corte d'Appello di Trieste. Prego, Sergio. Grazie. Ringrazio anzitutto il collega consigliere Andrea Zuliani e gli altri organizzatori di questo convegno per l'invito, e porto anzitutto il saluto dell'istituzione che rappresento, sia la Corte d'Appello di Trieste, oltre che il mio personale. Permettetemi poche parole sull'argomento. Ritengo particolarmente opportuno la scelta della materia dell'odierno convegno, il diritto della crisi, materia che sarà dibattuta in queste due giornate molto intense, ho visto, di interventi particolarmente qualificati. Perché è opportuno? Perché viviamo un momento procelloso, sia sociale, sotto il piano sociale, che sotto il piano economico. E la questione afferente l'adempimento delle obbligazioni ha sempre assunto negli ordinamenti giuridici un posto centrale, proprio per le ricadute molto sensibili, sia sociali che economiche. Dalla Noxa, con vendita Transtiberim nella Roma repubblicana, si è passati alla responsabilità esclusivamente patrimoniale. E di recente nel nostro ordinamento, che si strutturava sostanzialmente sulla esecuzione nei confronti del privato e sulla disciplina concorsuale nei confronti dell'imprenditore, si è arricchito di nuovi istituti che, come abbiamo sentito anche in precedenza dall'oratore che mi ha preceduto, sono stati anche mutuati da esperienze di altri ordinamenti statuali, segnatamente di tipo anglosassone. Istituti nuovi preordinati a fornire una risposta più completa e adeguata
alla situazione debitoria di soggetti che si sono trovati in un momento di difficoltà della loro vita, senza però dimenticare anche le giuste pretese degli altri soggetti interessati, cioè dei creditori, che devono essere soddisfatti nel possibile. In questo ambito, di questa nuova situazione, questo convegno mi pare abbia la lodevole finalità di arricchire la professionalità degli operatori giuridici del settore, come visto ancora tutto nuovo ed ancora in evoluzione sotto il profilo giurisprudenziale. Arricchimento specie importante per i magistrati e gli avvocati, affinché la finalità perseguita dal legislatore di agevolare nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti la definizione della posizione degli sfortunati sia realizzata in concreto, riuscendo anche, e questo è importante, a scernere quelle che sono o che possono essere gli utilizzi strumentali di questi nuovi istituti. Quindi, in una situazione nuova, ancora da completare attraverso l'emersione di tutte le implicazioni e potenzialità che ha un rilievo sociale di notevole importanza di questi nuovi istituti, deve essere affrontata nel modo migliore, attraverso appunto l'approfondimento, per perseguire quella che è stata la finalità conclamata del legislatore, e cioè soddisfare equamente gli interessi di tutti i soggetti interessati. Grazie e buon lavoro. È arrivato il sindaco, ma gli chiedo di aspettare la cortesia di far intervenire prima il presidente del tribunale, Paolo Corder, che deve dopo allontanarsi, mi pare, per... E se fai tu il tuo saluto dopo... Anche Zanetti deve... Allora, signor sindaco, abbia pazienza, facciamo... Buongiorno a tutti. Scusate, me le sono appuntate, perché sono tantissime. Decreto legislativo 9 gennaio 2006 numero 5, decreto legislativo 12 settembre 2007 169, decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 con la conversione e via dicendo. Nel 2012 3 interventi, nel 2013 2 interventi, 2015, 2016, 2018. Che cosa sono? Sono tutte le modifiche al regio decreto del 42 della legge fallimentare. Non le ho contate, ma sono tantissime. Poi finalmente nel 2019 la rivoluzione e il codice della crisi d'impresa. Si abbandona finalmente, anche dal punto di vista lessicale, il paradigma antico, il paradigma del fallito, del fallimento, con il bagaglio di disprezzo e di negatività che portava con sé da moltissimi anni. Ebbene, la rivoluzione è ancora ferma, perché abbiamo continui rinvii. L'ultimo è quello recentissimo che va, se non sbaglio, perché poi ci si può perdere in mezzo a questo mare di norme, è quella del 12 luglio. Nel frattempo ci sono stati alcuni avamposti di questa riforma, l'ultimo è quello della possibilità di chiedere la nomina dell'esperto e l'intervento del Tribunale per conferma o modifica dei piani di risanamento. Insomma, siamo al rinvio. Prima c'era una moltitudine di leggi che hanno modificato un impianto antico e adesso al rinvio. E come direbbe Piero Calamandrei, il rinvio è il simbolo della vita italiana. Io chiaramente con un panel eccezionale di questi due giorni, ovviamente non è compito mio discutere nel merito delle riforme e della loro efficacia. Certo è che il titolo di questo convegno è evocativo ed è centrato, mutevoli orizzonti, forse anche eufemistico con riguardo alla materia fallimentare, e lo dico con un certo disagio e amarezza, nel senso che ormai è assodato, ormai dai primi anni del 2010 in avanti, che sul PIL del nostro paese incide la giustizia civile. Ma a maggior ragione, a fortiori, incide l'impianto normativo e procedurale che riguarda la crisi d'impresa.
E ciò nonostante siamo di fronte a un numero di leggi infinite che modificano un vecchio testo, quando arriviamo alla sostituzione, alla rivoluzione da un certo punto di vista anche filosofica che sta dietro la crisi d'impresa, rinviamo. Ecco, il mio augurio che momenti come questi servano per dare l'ultimo slancio al legislatore in un tema di politica legislativa e non di merito, ma di politica legislativa, che diano l'ultimo slancio per far sì che anche la materia della crisi d'impresa contribuisca a superare un momento difficile come quello che viene da 2 anni di difficile pandemia. E con questo, quindi, io mi complimento con tutti gli organizzatori di questo convegno, faccio gli auguri di buon lavoro da parte del sottoscritto e anche da parte del Tribunale che rappresento. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie Paolo. Allora a questo punto chiedo una cortesia di attendere un attimo anche alla dottoressa Micaela Sette e al collega Picciotto che sarebbero nell'ordine e facciamo intervenire il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, sempre per lo stesso motivo, che hanno un concomitante impegno insieme al Presidente del Tribunale. Grazie Avvocato Zanetti. Grazie, buongiorno a tutti. Intervengo dopo gli interventi del Presidente della Camera di Commercio, il Presidente della Corte d'Appello e il Presidente del Tribunale, che hanno già sostanzialmente enucleato tutti quelli che sono gli aspetti che in qualche modo avrei voluto evidenziare. Per cui cercherò in questi saluti di essere assolutamente sintetico. Non posso che condividere quanto è stato sino ad ora rappresentato. Si tratta di una riforma importante, però una riforma che sostanzialmente si sta prorogando nel tempo. Perché una riforma importante? Perché è una riforma che punta a una semplificazione e quindi una semplificazione vuol dire una certezza del diritto e quindi una certezza del diritto vuol dire andare incontro alle esigenze del cittadino. È una riforma peraltro che in qualche modo non solo punta a una semplificazione ma è una riforma che punta anche verso una specializzazione ed è questa la grande sfida del futuro. La mattinata vedo che si aprirà proprio con i soggetti che in qualche modo sono artefici, no, della gestione della crisi di impresa, una crisi di impresa che non viene più vista come un momento di morte, un momento definitivo di chiusura dell'azienda, ma una crisi di impresa che viene vista finalmente come un momento di passaggio, un momento anche di rilancio, un momento anche di opportunità per le imprese per poter in qualche modo affrontare la difficoltà, che è una difficoltà che si può presentare in qualsiasi momento nella vita economica di un'impresa. E quindi è proprio andando a individuare e affrontare il tema dei soggetti che per i professionisti, per l'avvocatura, per gli avvocati, ma anche per i dottori commercialisti, anche per i consulenti del lavoro, che poi in qualche modo vengono chiamati come soggetti idonei a far parte di queste liste, si crea una nuova sfida. Una nuova sfida perché il futuro, ed è questo il messaggio che in qualche modo vorrei lasciare prima di salutarvi, è che un domani avremo un magistrato sempre più specializzato, un magistrato sempre più attento, un magistrato in qualche modo sempre più preparato sulla singola materia, ma questo vorrà dire anche avere un interlocutore, quindi un avvocato e quindi un consulente sempre più specializzato. E quindi la specializzazione sarà il futuro delle professioni, la specializzazione sarà l'orientamento, il faro verso cui insomma dovremo orientarci. Questo convegno è importante perché va in questa direzione. Non è un convegno in cui si affronta solo alcuni degli elementi, ma è un convegno organico, un convegno su più giornate, insomma siamo occupati oggi ma anche domani, e quindi anche questa è una prospettazione che in qualche modo dovrà accompagnarci nella formazione. Una formazione sempre più condivisa, avvocatura, magistratura, ma tutte le professioni dovranno incominciare a dialogare nel tavolo della formazione, proprio perché la formazione congiunta è un arricchimento, vuol dire affrontare la stessa questione sotto più punti di vista. Quindi complimenti ancora agli organizzatori e vi auguro un buon lavoro sia per oggi che per domani. Grazie. Grazie Avvocato Zanetti. Riprendiamo allora l'ordine. E quindi prego, signor Sindaco, se ci fa anche lei il suo saluto, il Sindaco è anche un po' quello che ci ospita e quindi Gianluì ha il nostro ringraziamento. Chiedo scusa per il ritardo, i miei uffici mi hanno detto le 9.30, ma grazie della vostra presenza e soprattutto
grazie all'organizzatore di aver scelto la città di Udine per questo importante convegno. Io spero che questi due giorni abbiate anche la possibilità di conoscere questa città. Questo è un luogo storico per la nostra città, perché è il Salone del Parlamento, perché il Friuli, in particolare la città di Udine, hanno ospitato delle assemblee importanti, tra le prime in Europa sotto l'aspetto così legislativo, nell'età patriarcale, ma anche dopo nell'età veneziana, quando questo nostro territorio veniva definito la piccola patria, la patria del Friuli. Al di là di questi aspetti storici, sentendo il presidente del Tribunale di Udine, mi sono ricordato della mia breve esperienza di parlamentare e di come, come legislatore, le difficoltà a semplificare, a seguire soprattutto con atti concreti quello che è l'evoluzione e le richieste che venivano dalla società. Purtroppo siamo un paese, tra virgolette, un po' complicato, un po' troppo complicato. Tante volte promettiamo tante cose, ma poi riuscire a realizzarle diventa difficile. Io penso che anche questo incontro di questi due giorni e lo studio, le proposte che usciranno anche da questo consesso possono aiutare chi è attento a quelle che sono le vere soluzioni per semplificare, per migliorare, per far sì che il nostro paese sia al passo un po' con gli altri paesi più progrediti dell'Europa, perché una distanza, insomma, un blocco è rappresentato proprio anche dalla cosiddetta giustizia civile. Siamo in ritardo e bisogna recuperare, bisogna essere molto più attenti, insomma, alle esigenze di una società che è importante, soprattutto delle imprese che operano all'interno del nostro sociale. Quindi grazie di essere venuti a Udine e vi auguro buona permanenza in questa città, sperando che possiate trovare anche cose interessanti per tutti voi. Saranno due giornate sotto l'aspetto atmosferico belle, ma calde, ma insomma forse è meglio che non avere la pioggia qui nella città di Udine. Buon convegno e buona permanenza a Udine. Grazie, signor Sindaco. Il presidente Picciotto, Arturo Picciotto, presidente facente funzione momentaneamente del Tribunale di Trieste, ma noi oggi qui ci saluta e compete in quanto presidente della sezione imprese del Tribunale di Trieste, che come sapete ha le competenze, determinate competenze in materia di impresa a livello distrettuale, quindi per quel che ci riguarda regionale, più Portogruaro se vogliamo giù. Prego, Arturo. Innanzitutto io mi complimento con gli organizzatori del congresso, il comitato scientifico Andrea Zuliani, e vi ringrazio della sensibilità avuta nei confronti della nostra sezione specializzata, che in questi lavori magari è solo di riflesso chiamata in causa. Però ecco, io vi vorrei portare un brevissimo resoconto di quello che abbiamo fatto, quello che dovremo fare e quello che non potremo fare. Quello che abbiamo fatto è stato prontamente nominare il nostro membro in seno alla commissione, e tra l'altro si tratta di una bravissima giudice che lavora a Udine, ma è stata una scelta molto difficile, perché e siamo onorati, come magistratura erano tre i colleghi che hanno fatto questa richiesta, e che vuol dire voler partecipare effettivamente a questa commissione. Abbiamo avuto contatti con le camere di commercio regionali e con gli ordini professionali per cercare di garantire il più possibile una dimensione regionale di ogni scelta che verrà fatta quando saremo chiamati a operare scelte, perché non dobbiamo viverla in una maniera troppo decentrata la nostra regionalità come tribunale, come sezione specializzata. E quello che faremo sarà occuparci delle misure di prevenzione, delle misure di protezione, se e quando ne avremo richiesta. Siamo curiosi di vedere, dopo l'allineamento con la direttiva Insolvency, ci saranno delle novità al riguardo. Sarà molto interessante vedere come tutti gli operatori e i magistrati siano in grado di cogliere la declinazione, se vogliamo dire, la ratio di tutte quante queste misure, che poggia su una lealtà del debitore, su una
il suo comportamento effettivamente leale. Io non so quanti imprenditori lealmente si rivolgeranno a questi istituti e quanti invece ne vedranno un'opportunità in senso invece così non consono alla legge, ma queste sono cose che vedremo. Quello che non potremo fare è probabilmente dare una risposta adeguata in termini di efficienza, come ci si chiede e come ci si chiederà. Perché? Perché gli organici sono assolutamente sottostimati, perché abbiamo, oltre a deficienze numeriche come magistrati, anche deficienze importantissime come personale amministrativo. Consentitemi solo di darvi uno spaccato, un recentissimo sondaggio che abbiamo fatto tra oltre 40 presidenti di tutti i tribunali d'Italia sulle statistiche di carenze di personale amministrativo e di carenze di personale PNRR, questa risorsa quasi taumaturgica che è stata sventolata in largo e in lungo. Vede in alto, in un grafico ideale, dove sull'ordinata ci sono le carenze amministrative, sulla SCIS le carenze PNRR, vede in alto a destra, e quindi con le più gravi mancanze, quasi tutti i tribunali del Nord-Est e soprattutto i tribunali di questa regione. Malgrado questo, siamo tra i tribunali più efficienti d'Italia. Non devo dirvi altro se non augurarvi buon lavoro. Grazie a tutti. Prego la dottoressa Michaela Sette, presidente dell'Ordine dei Commercialisti, cosa che scopro adesso perché ormai sono andato via e non sono più aggiornato. Complimenti intanto. Grazie, per questo. Prego, grazie. Dottoressa. Bene, buongiorno a tutti. A nome dell'Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Udine e del Consiglio in particolare, rivolgo un caloroso saluto a voi tutti, alle autorità, ai relatori, a tutti i convegnisti. E un particolare saluto e un ringraziamento per l'invito agli organizzatori di questo convegno, che è un evento molto qualificato e di alto livello. Il titolo pensato per questa giornata è molto significativo e ben articolato, tanto che lascia ben intendere la situazione in cui ci troviamo. Un obiettivo ambito di risanamento dell'impresa che però trova una via incerta a causa di situazioni di diritto purtroppo in continua evoluzione, anzi, come dice il titolo, mutevoli, ovvero in cambiamento più che in evoluzione, che altrimenti presupporrebbe un miglioramento. Tralasciando l'aspetto delle tante norme in materia, vorrei evidenziare la vera novità che troviamo in tutto l'insieme normativo, ovvero il cambio culturale che è alla base. Tutto è finalizzato ad una preventiva e tempestiva verifica dello stato di crisi delle imprese, per il superamento del quale sono previsti importanti strumenti finalizzati al risanamento. Ebbene, in questa situazione, in questo contesto, noi riteniamo che i professionisti, così come appunto i commercialisti, abbiano un ruolo determinante, e ciò in due momenti. Prima di tutto nell'individuazione tempestiva della crisi e della guida dell'imprenditore a prendere le giuste decisioni a tempo debito e evidentemente anche nel suo affiancamento in tutti gli adempimenti necessari, ma poi anche nello svolgere questo ruolo richiesto dalla normativa con alta specializzazione e professionalità. Permettetemi di dire che i commercialisti sono come il medico di base, colui che incontra per primo il paziente, deve individuare il problema, ne deve individuare il livello di gravità, convincerlo che deve curare e rivolgerlo evidentemente al giusto specialista. Proprio in questa settimana, precisamente lunedì, è scaduto il termine per l'iscrizione nell'elenco formato presso la Camera di Commercio tramite domanda presentata all'Ordine degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa. Nel nostro Ordine ben 26 colleghi si sono iscritti a questo elenco, tutti colleghi con grande professionalità ed esperienza nel settore. Li ringrazio e ringrazio il collega Stefano Lodolo, che per conto del Consiglio dell'Ordine ha gestito in questo anno tutto l'argomento. Negli ultimi mesi abbiamo ottenuto un corso professionalizzante molto impegnativo per acquisire i titoli necessari, al quale, mi piace evidenziare, abbiamo partecipato in moltissimi,
con l'obiettivo di formarci, pur sapendo che molti non si sarebbero iscritti all'elenco non avendo le esperienze richieste. Questo aspetto penso sia molto importante, a dimostrazione del fatto che la nostra categoria vuole mettersi a disposizione in ogni modo per questo cambiamento culturale, ovvero, come dicevo, poter essere all'altezza del proprio ruolo in entrambe le posizioni. Vorrei concludere dicendo che evidentemente tutto ciò è a vantaggio non tanto e non solo della singola impresa, ma dell'intero sistema economico-sociale. Obiettivo risanamento, un vero cambiamento per il quale ora auspichiamo chiarezza e completezza normativa. Non mi resta altro che augurare un buon lavoro a tutti voi. Grazie. Buon proseguimento. Grazie dottoressa. Adesso abbiamo il saluto del Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati, Lucio Geometra, naturalmente Lucio Barbiero. Prego, Geometra, grazie. Arrivederci. Buongiorno a voi, buongiorno all'autorità, buongiorno alle persone anche che ci seguono da remoto. Porto i saluti del mio consiglio direttivo. Abbiamo accettato con grande entusiasmo e favore questa proposta, questo invito che ci è stata fatta appunto dagli organizzatori della COVEG, in quanto riteniamo che la nostra categoria comunque nella filiera delle professioni che collaborano alla finalizzazione anche di quelli che sono e devono essere i risultati di una buona conclusione dell'iter, ci siamo anche noi. Ritengo che comunque l'impianto legislativo in itinere, in discussione, in dibattito, non ancora approvato dall'arco parlamentare, ma finalizzato a semplificare la legge fallimentare, sia coerente con la situazione economica e sociale che in questi ultimi anni, come tutti ben sappiamo, è radicalmente mutata. E necessariamente dovremmo, come diceva anche giustamente il sindaco prima, ma il presidente del Tribunale di Udine, dovremmo fare l'impossibile, io dico anche, perché conoscendo il nostro Paese con i rinvii e le lungaggini, per far sì che questa nuova disposizione di legge possa incidere in modo positivo su quelle che sono le situazioni in sofferenza, le situazioni economiche in sofferenza. La categoria professionale dei geometri è impegnata, io dico, da sempre nell'ambito giudiziario, Giuliano, mi rivolgo a lei perché Corder è uscito, e posso dire anche con cognizione di causa, abbiamo fatto una verifica, che il Tribunale di Udine è diciamo uno dei tribunali d'Italia più celeri nella conclusione anche di quelli che sono le esecuzioni immobiliari, ma anche quelli che sono le vertenze civili. Qui mi riferisco anche al giudice Massarelli, che copre questo incarico appunto delle esecuzioni. Per cui il Tribunale di Udine, signor Sindaco, è sul podio, possiamo dire, mi pare in terza posizione. E questo io ritengo sia anche un orgoglio del Friuli. E di questo anche le ultime linee guida, leggevo, del Consiglio Superiore della Magistratura, del CSM, indicano appunto di velocizzare le procedure, appunto avvalendosi di professionisti di comprovata professionalità ed esperienza, per cui questo è un elemento anche che abbiamo discusso negli anni precedenti, anche per l'aspetto della rotazione dei professionisti, che deve avvenire sì, però il delicato settore ha bisogno anche di figure professionali, anche di alto profilo. Di questo posso confermare, come diceva prima la Micaela Sette, l'impegno anche della nostra categoria in tempi anche non sospetti. Noi abbiamo iniziato con la formazione obbligatoria, ancora è arrivata obbligatoria in Italia nel 2010, noi abbiamo iniziato nel 2007, ma soprattutto quello che riguarda la formazione in ambito giudiziario,
la facciamo da moltissimi anni, considerato anche che abbiamo un gruppo di CTU, mi pare, parlando anche con Paolo Corder, un numero anche importante nel Tribunale di Udine, tale che è stato anche definito un pilastro del Tribunale di Udine, i geometri. E di questo dico che soprattutto la formazione che noi andiamo a fare è soprattutto una formazione di qualità, continua, costante, perché è una formazione costante, per riuscire anche a mantenere il passo e per riuscire a fornire una prestazione di alta professionalità. Concludo dicendo che noi ci auspichiamo che questa legge, appunto, in itinere, in dibattimento, come dicevo anche prima, possa giungere alla votazione finale in Parlamento, anche perché è una necessità estrema, perché i tempi che ci aspettano, non voglio fare il gufo, però i tempi che ci aspettano non sono tempi facili, le conseguenze anche a tutte queste situazioni che stiamo vivendo andrà sicuramente ad incidere su quelle che sono le parti economiche e sociali. Un ringraziamento alle persone che hanno organizzato questo importante evento a livello nazionale alle persone, ai relatori che via via andremo ad ascoltare in questi due giorni. Buon convegno e grazie per avermi ascoltato. Grazie Presidente. Chiedo di venire per il saluto l'avvocato Maria Cristina Urbani come presidente dell'Associazione Nazionale IVG. Grazie avvocato. Buongiorno a tutti, ho il piacere e l'onore di partecipare a questo convegno in cui i relatori di grande prestigio affrontano tematiche di estremo interesse e di stringente attualità. Io sono presidente dell'Associazione Nazionale IVG da circa un anno e per me questo convegno, finalmente in presenza, ha un significato particolare che voglio condividere con voi, perché per la prima volta ho la possibilità di portare i saluti dell'Associazione nella mia nuova veste, una sorta di battesimo. Un sentito grazie ai colleghi dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Udine, fra gli organizzatori dell'evento, che per le loro doti umane e professionali costituiscono una grande risorsa e danno lustro all'intera categoria. Ringrazio tutti, buona partecipazione. Grazie Presidente. E come si dice, last but not least, dove abbiamo il Presidente Alfredo Antonini per l'Associazione Uniuris. Eccolo, in perfetta o quasi perfetta forma dopo... Quasi perfetta forma. Prego, Presidente. Finalmente ci risiamo, diciamo questo, diciamolo così. Grazie Presidente Giuliani, grazie amici tutti, grazie Coveg, Istituto Vendite Giudiziarie, che con tenacia avete e abbiamo tutti creduto che si possa riprendere, si possa ricominciare. E l'aula piena in questo bellissimo palazzo storico dimostra l'interesse dell'iniziativa, l'interesse della materia, pubblico qualificato, attento e di varia formazione, di varia provenienza. Io porto il saluto di Uniuris, l'associazione presieduta da Francesco Gabbassi, che lascia il passo a me, non lo vedo Francesco, e che io ringrazio tantissimo della determinazione che ha nel promuovere e nell'aderire a queste iniziative. L'associazione Uniuris, lo sapete perché ha accompagnato tutte queste iniziative nel corso degli anni, nasce agli inizi degli anni 2000 su impulso appunto di Francesco Gabbassi e appoggiandosi a un gruppo di entusiasti, di giovani entusiasti intorno alla cattedra allora di diritto commerciale, poi di contratti d'impresa della nostra università udinese. Anzi, colgo l'occasione di portare anche il saluto dell'università che a Udine tiene molto allo stretto contatto con il mondo operativo. In questo l'università, grazie soprattutto all'apporto della nostra associazione Uniuris e all'entusiasmo di alcuni collaboratori delle cattedre sopra indicate, ha fatto sì che, di aver accostato gli studenti al mondo operativo.
Abbiamo avuto una collaborazione assoluta dei magistrati, tempo per tempo addetti agli uffici fallimentari, che sono venuti in aula e che hanno portato la realtà operativa a contatto degli studenti. E gli studenti sono andati in singoli gruppi in tribunale a seguire le udienze fallimentari, adesso diremo della crisi. Ma e che cosa, quindi il nostro compito e il nostro scopo è stato quello di accostare i giovani all'operatività più intensa nell'ambito del diritto mercantile, che è quella che purtroppo si ha al momento finale, operatività giudiziaria. Inoltre dare uno strumento di conoscenza di questo mondo operativo, che è diverso o perlomeno complementare rispetto al mondo scientifico, tramite il sito della nostra associazione, che rende pubblici e quindi accessibili tutti i provvedimenti, sentenze e altro genere di provvedimento in materia fallimentare o della crisi e in parte societaria. E in questo mi suggeriva Francesco Gabassi un paragone o un parallelismo con Booking.com, cioè come Booking.com ti mette in contatto con le aziende che della ristorazione o alberghiera, il sito di Unijuris mette in contatto con i siti in cui ci sono altri provvedimenti e tanti provvedimenti che grazie ad accordi con i gestori dello stesso e con gli ideatori, cioè il caso, diritto della crisi e fallimenti e società. E quindi Unijuris ha una banca dati accessibile con grande facilità, che tutti conoscete e cui attingete. Bene, finalmente ce l'abbiamo fatta, l'ho già detto, ricominciamo. E con la gagliardia di sempre e con l'entusiasmo del pubblico. Grazie Presidente. Grazie Avvocato Antonini.